no, scendi, scendi, dritto così. Vuoi che veniamo verso di qua? Adesso in lui, a lui. Qua in là, un pochino in là. Fammi scendere. Scendi. Tu sei equilibrato. Centrato, no, no, un po' di. Non lo so. Va bene, va bene. Devi scendere. No, un po' a lui. Ok, c'è, c'è. Un po' a lui. Ok, piano. E ora vediamo. Andiamo. Sta fermo, fermati. No, tieni il carrello, tieni il carrello. Tenete, lasciala così, che va bene così. C'è solo un pronto qua. C'è tanta roba, quindi. È un'emozione perché lui non mi ha messo preferito. Sì. Sai che è raro voi installare questo lavoro qua? Ah sì. Certo? La porti tu? Sì. Allora dammi un'altra cosa, ecco, bravo, mi stai pensando.
Sì. Cento trenta sei. Fa il cambiamento, questo è tutto spessore che si deve. Ok, esatto.
mezzo la... Quelli sono due uguali, i miei due uguali, vedo? Sì. Sì, arrivo.
this this system, kind of, but I think this one needs to move. Non ti si deve di rischiare. Il nostro curatore, anche lui dovrà pur mangiare. Aspetta un attimo che qua c'è la struttura.
dialogo, di ascolto. Fanno parte di un gruppo di esercizi legati alla, alla fotografia e alla, sì, soprattutto all'aspetto di periferica, di stampa, di manipolazione dell'immagine. E poi prima di poi era scritto a Anyway, Denery, che anche là è tipo come un white cube. Ma qua è, se, ci sono ornamenti dappertutto e anche questo era un po' un mistero e l'unica cosa che abbiamo cambiato è il trasferimento di questo elemento qua, che l'arsenale era, si specchiava con questo elemento qua, quindi era più white. Sì. Loro anche di andare ad allestire l'opera senza di lei, che questa qua non è venuta prima, non ha potuto venire, ma manda anche loro, quindi l'idea è che poi no, ci sia anche un'autonomia di questi collaboratori che sono persone fondamentali per la realizzazione dell'opera e sono quelli che si possono anche riconfigurare il lavoro rispetto a uno spazio completamente diverso nel quale viene allestito. So then this is 3D scanned, we create the mirror, but then we also transform it in another way. So like we take the 3D scan and then digitally extrude and in this case the fossilized tree is like, so the tree wood is like a thing that's growing, you know, it's growing up, it's growing right. But because it's fossilized, then it's like a frozen moment in time. The chair, for instance, is actually based on the same 3D scan as the fossilized tree. With a robot, you know? Che ha lo stesso dettaglio che ha. And then this as well, this is detail is also from the thing. Ah, e queste linee della struttura ci aiutano a, ad immaginare o a confusionare lo spazio, no? Scomporlo, ricomporlo. C'è un'altra parte del vaso, ancora diversa. Prego. Copiati da, questo è uno dei tanti, diciamo, punti copiati da questo libro di Denis. Questa è una copia originale. Siamo locali di ricopiare questi uccelli e anche insomma, la loro tassonomia basandosi su questa classificazione di Buffon. Si sviluppa nel museo di Gnazio. Io ritengo che tuttora la fotografia, parlando proprio di fotoartista, non dell'artista che fa anche la fotografia piuttosto che il video, ma della fotografia fotografia, ma del fotografo vero, oggi è ancora molto difficile in Italia avere le gallerie che ti sostengono. E allora 20 anni fa abbiamo dato vita a questo progetto che si chiama tuttora da Guarene. Guarene è questo piccolo villaggio vicino ad Alba dove c'è la prima sede storica della fondazione, che è il mio palazzo, così non è così, non è così bello, ma è il mio palazzo come questo palazzo nelle Langhe. Quando un mio amico mi ha detto, ma io dice se mi piacerebbe la collezione, un amico preciso mi ha detto, perché non facciamo questo progetto insieme, ho detto io ci sono e sono qua.